Allora, Boker Or a tutte, oggi mercoledì 4 Tevet, 5783, 28 dicembre, e siamo alla fine dell'anno civile. E l'Ayom Yom oggi, nel Rebbe Nenayom, ci spiega qualcosa di molto molto bello. Allora, abbiamo parlato dei sonni, come dicevo anche ieri, no? Di Yosef, del faraone. E qui riprende un punto interessante a proposito dei sogni, che è quello che succede a volte, che ci sono dei bei sogni. E bei sogni, cosa intendi per bei sogni? Quando nel sogno si imparano o si apprendono delle novità nella Torah, cioè delle nuove idee, diciamo, nuove interpretazioni nel sogno. Questo quando succede, dunque, questo è considerato un bel sogno, un bellissimo sogno, e si verifica generalmente, come Rebbe spiega, a seguito di una grande concentrazione e devozione per lo studio della Torah durante il giorno. Dunque, se noi durante il giorno, come noi ogni mattina, ci diamo veramente corpo e anima, nel senso che studiamo con coinvolgimento, con concentrazione, con passione, con interesse, e soprattutto con santità, con Kedushah, la Torah. E allora Hashem, come dono, diciamo anche così, di notte poi ci fa sognare questi meravigliosi sogni nei quali ci rivela dei segreti della Torah. E dunque, questo anche quando si prega intensamente con Avodah Shebalev, no? Come definita Atfilah. E dunque, quando l'anima sale, appunto, e lo Zohar, la Kabbalah spiega questo concetto, nello Zohar Kadosh, che quando appunto di notte, come sappiamo, che è un sessantesimo della morte, tra parentesi, dunque l'anima veramente sale in Hashem, allora gli vengono insegnate dei Chiddushei Torah, appunto, della Torah di Gle, della Torah di Nistar, no? Della Torah rivelata o della Torah nascosta. E ovviamente secondo ognuno, secondo la propria diligenza con cui avrà fatto la propria verità durante il giorno. Dunque, Midah keneged Midah, che ritroviamo anche qua. Detto ciò, passiamo al Humash, che è breve oggi. Allora, siamo Revi'i, dunque, quarta chiamata, capitolo 45, Passuk 8. Ci siete, ragazze? 19. Passo 19, Sara. Ah, sì, 19, perdon. Non so perché andata, ho visto, sì, scusate, grazie. No. René, evviva René! 19, sì, ho guardato a destra che era Shishi per sbaglio. Certo, 19. Allora, 45-19, giusto. Ok, let's go. Allora, vado velocemente con i rasci, poi dopo li leggiamo insieme come di consueto. Allora, abbiamo così, abbiamo... Forse sentiamo, aspetta un attimo. Francesca, poi ci fai segno se puoi leggere. Parti però intanto Rachel, da 19 a 23. Tu sei incaricato di dire ai tuoi fratelli da parte mia, fate ciò, prendetevi Allora, un dalla terra. secondo Rachel, dunque il faraone dice a Yosef, come precisa Rashi, cioè riferisci, tutto ciò avviene con la mia autorizzazione, cioè tutto quello che adesso ti dico di riferire ai fratelli è parte dalla mia autorizzazione, che sia chiaro, dice il faraone. Ok, e vai. Cosa devono fare? Quindi tu sei incaricato di dire ai tuoi fratelli da parte mia, fate ciò, prendetevi dalla terra d'Egitto dei carri per i vostri bambini e per le vostre mogli, e con essi potrete trasportare vostro padre e venire. Non dovete preoccuparvi di portare le vostre cose, in quanto la parte migliore dell'Egitto è vostra. I figli di Come Israele abbiamo fecero visto così. ieri, no? Che aveva promesso di dare Eretz Goshen, che è la parte dunque migliore dell'Egitto, e così fecero in Israele, Yosef. Yosef consegnò loro dei carri secondo l'ordine del faraone e gli fornì di provviste per il viaggio. Ok, vai avanti. Avanti. A ciascuno di loro diede un cambio di vestiario, mentre a Beniamin diede 300 pezzi d'argento e 5 cambi di vestiario. Cosa vi ricorda, ragazze? Cosa
La porzione di suo fratello, gli ha dato la porzione più grande. Adesso c'era prima la tunica, adesso abbiamo Beniamin, che anche qui privilegiato, vabbè, sorvoliamo, vai. A suo padre mandò lo stesso quantitativo di asini che aveva inviato il faraone, 10 asini carichi dei migliori prodotti d'Egitto. In aggiunta a ciò, Yosef mandò anche 10 asine cariche di grano, pane e provviste per suo padre, da consumare durante il viaggio. Ok, allora ci fermiamo un attimo. Prima cosa, questo punto interessante, allora possiamo così, la prima idea che mi viene a mente, parlando appunto di Beniamin che riceve molto di più, prima possiamo dire che è l'unico che non aveva partecipato alla vendita o comunque al complotto di omicidio nei suoi confronti, ma possiamo anche dire altro, che comunque fratello di madre non è come fratello di padre. Infatti, come sapete, i miei due grandi hanno un fratello che non è lo stesso padre, ma è la stessa mamma. Infatti lo sentono fratello al 100%, non a 50%. Dunque c'è questa cosa che comunque la madre, quella che comunque tiene in grembo per 9 mesi il bimbo, cioè la figura portante è sempre la madre. Questa è una mia aggiunta, se permettete. Poi, a proposito di quello che Yosef manda al padre, allora, in questa quantità dice, allora, in realtà, ci spiegano i Mefarshim, Yosef non inviò al padre 10 asini e 10 asine, ma la quantità di viveri corrispondente al loro carico. E a proposito del Talmud, Masechet Megillah 16b, Yosef mandò al padre, dove troviamo nel Talmud, che Yosef mandò al padre del vino invecchiato, che è molto gradito di solito agli anziani. Poi Rashi riporta anche il Midrash Agadah, che come sapete Rashi riporta molto il Midrash e la Gemara, e nel Midrash Agadah Bereshit Rabbah afferma che gli mandò dei fagioli tritati, ecco così per entrare nel dettaglio. Poi, ok, allora intanto leggiamo questi primi psukim, ragazze. Pronti? Pronte? Ok, Perek Memhei Pasukhet. Ve'atta. Lo attem, no, no, ancora, beata suveta, pardon, zot, assu kulachem eretz mitzrayim, agalot letabchem, velinshechem, unsatem et avichem uvatem, veinchem al tachos al klechem, kituv kol eretz mitzrayim lachem. Vayasu chen bnei Israel, vayten laim Yosef agalot al pi faro, vayten laim tzedal adar. לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן 300 כסף וחמש חליפות ושמלות. ולאביו שלח כזו, 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים, ו10 אתונות נוסעות בר ולחם ומזון לאביו לדרך. סלוטו אנקה אסתר, קריסימה, לטריאסטינה. Allora, andiamo avanti, 24 da... Da 24 a 27 sento René, poi Francesca se puoi leggere ovviamente. Allora, dopo 24 ti fermi però, René, vai. Poi lasciò andare i fratelli e mentre andavano dissero: non litigate durante il viaggio, addossandovi reciprocamente la colpa della mia vendita. Allora no, no, fermati qua, non agitatevi, spiego io Rashi un po' più nel dettaglio, è per quello detto. Ok, dunque altir gesubadare. In ebraico l'itraghese è arrabbiarsi, nel ebraico moderno, ma qui nel senso non agitarvi, perché uno quando si arrabbia si agita di solito. Poi ci sono quelli col sangue sefarad, italiano sefarad, e allora si agitano di più, altri un po' più ashkenaz, meno, però di solito c'è questa agitazione. Dunque, nel nostro contesto, allora non agitatevi, come ce lo diciamo, spiega Rashi, basandosi ancora una volta, stavolta nel Talmud, questa volta Masechet Ta'anit 10b, e dove dice: non occupatevi di discussioni alachiche, di modo che non perdiate la strada, cioè non vi sconcentrate. Questa è una prima interpretazione secondo il Talmud. Se, un'altra interpretazione invece dice così: non procedete a tappe forzate ed entrate nelle città per passarvi la notte quando il sole è ancora alto.
Questa è la seconda interpretazione. Poi abbiamo un'altra per quanto riguarda il senso letterale, dunque pshat. Occorre spiegare il testo in questo modo. Siccome i fratelli erano pieni di vergogna, Yosef temeva che litigassero durante il viaggio per averlo venduto e che, disputando, si dicessero l'un l'altro. È a causa di tua che Yosef è stato venduto, o sei stato tu a parlare male di lui, a far sì che noi lo prendessimo in odio, e via dicendo. Dunque, mi raccomando, nessuna discussione di nessun genere, non a livello alachico, non per, diciamo, la colpa, rigettare la colpa l'uno sull'altro, e mi raccomando, avviate un viaggio sereno, calmo e sicuro in tutti i sensi. Vai, 25-26. Allora, essi lasciarono l'Egitto e giunsero al paese di Canaan, dal loro padre Giacobbe. Essi gli parlarono dicendo, Giuseppe è ancora vivo, e gli spiegarono che dirigeva tutta la terra d'Egitto, ma il suo cuore cambiò a Guido, smettendo di avere fiducia in loro, perché non poteva prestare loro fede. Quando però essi... Insomma, vediamo che molta fiducia ormai non c'è più. Ok, allora abbiamo l'ultimo passuk, concludo, grazie René. Quando gli riferirono tutte queste parole che Yosef aveva detto loro, come abbiamo visto all'inizio, e vide i carri che gli aveva mandato Yosef per trasportarlo, solo a quel punto lo spirito di Yaakov, loro padre, rivisse. E qui vediamo come ce lo spiega Rashi. Allora, Yosef aveva dato un segno informandoli che al tempo in cui si era separato dal padre era occupato a studiare la sezione della Egla, giovenca dalla nuca spezzata, e qui andiamo, Dvarim, capitolo 21, del Psukim 1 a 9, no? C'è questo argomento. Per questo è scritto, vide i carri, le Agalot, che gli aveva mandato Yosef, e non che gli aveva mandato il faraone. E qui ancora cosa vediamo, da questa spiegazione che vi ho appena dato, di Rashi, che anche questa interpretazione presuppone nei patriarchi l'esatta conoscenza della Torah, come abbiamo visto più volte che i nostri patriarchi già studiavano la Torah, e da qui lo vediamo. E allora lo spirito del padre Yaakov rivisse, la Shekhinah che si era ritirata da lui venne di nuovo a riposare su di lui. E qui andate al capitolo 33, 37, passo 33, dunque un attimino indietro, adesso non ho con me il Chumash di Moisè Levi, ma vedete voi che, comunque capitolo 37, passo 33. Allora, Yaakov riconobbe e disse, la tunica di mio figlio, sì, è la tunica di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato. E dunque, qui, se vi ricordate, Rashi diceva che aveva questo... ha profetizzato, insomma, che una bestia, in questo caso si riferiva alla moglie di Potifar, l'avrebbe un giorno assalito, e lì, se vi ricordate, in quel Rashi, Rashi si poneva la domanda come mai HaKadosh Baruch Hu non rivelò a Yaakov che Yosef era ancora vivo. E lì, ricordate, perché i suoi figli avevano invocato l'interdizione e la maledizione che chiunque avesse rivelato su chi comunque avesse rivelato questa vendita, e avevano associato a Kadosh Baruch Hu. Yitzhak sapeva che Yosef era ancora vivo, però pensò come potrei rivelarlo a Yaakov quando Kadosh Baruch Hu non vuole rivelarglielo. Dunque, cosa vediamo in tutto ciò? Che Yaakov Avinu non ha più la Ruach HaKodesh e la Shekhinah, e come vi avevo spiegato, e che il Ruach HaKodesh si era allontanato da lui quando, perché quando, vi avevo spiegato questo concetto generale, che sia sui Nevi'im, che hanno Ruach HaKodesh e Nevuah, sia i sui Tzadikim, una delle condizioni è proprio la Simcha, no, la gioia, perché la gioia, come abbiamo spiegato altre volte, è l'emblema della fede in HaKadosh Baruch Hu, e della santità. Dunque, il contrario della gioia è il contrario della kedushah,
il contrario della fede, eccetera. Dunque, quando Jacob Avinu, pensando che il figlio adorato, sottolineiamo, Yosef, fosse stato sbranato da un animale, questo dolore immane, immenso che ha provato, e dunque dolore, dolore dunque tristezza, dunque contrario della Kedushah, e dunque non ha potuto più avere questo Ruach HaKodesh, e per 22 anni era privo di questo Ruach HaKodesh. Adesso che sa che suo figlio è vivo e l'ha capito, percepito tramite questi doni che Yosef gli ha mandato, che avevano un significato particolare, che simboleggiavano l'ultimo studio che avevano appunto trattato insieme, al che finalmente dalla gioia, dunque lì torna a vivere come se fosse morto in un certo senso, perché la tristezza è freddezza, freddezza è morte, dunque qui rivive dunque il calore della vita, della gioia, e automaticamente anche il Ruach HaKodesh torna. E leggiamo gli ultimi psukim insieme e passiamo al Tania. Allora, 24, Havdale. Vayeshalach Echav, Vayelechu, Vayomer Elehem al Tirgesu Badarech, ma abbiamo visto le diverse spiegazioni. Vayalu in Mitzrayim, Vayavu Eretz Knaan El Yaakov Avihem. Vayagidu lo lemor, od Yosef chai, vechihu Moshe bechol Eretz Mitzrayim. Vayafok libo, ki lo e emin lae. Che poi c'è il famoso Midrash della figlia di Asher, la famosa Sera Bat Asher, che vivrà una bellezza di 400 anni finché lei stessa dirà stop Hashem, grazie mille, però i pronipoti sono già morti, lei è ancora viva, capite che non era il massimo. E la chevruta, la mituta, non so se la chevruta, no, c'è un concetto nella Gemara che diceva non c'è chevruta, allora è come mituta, tutta una storia interessante che adesso non vi racconto, della Gemara. Comunque, fatto sta che per questi motivi appunto, che non c'era più nessuno della sua generazione, anche eccetera, dunque chiede di morire. Comunque lei ha meritato una lunghissima vita, perché grazie a lei Yaakov ha rivissuto, come se l'ha fatto risuscitare. Lei che era, suonava l'arpa, dunque molto dedicatamente, perché sappiamo che una notizia di non voglia molto grave, negativa, può avere un impatto diciamo molto pericoloso, diciamo la persona può avere, Dio non voglia, anche un infarto nel sentire una notizia che è, diciamo, troppo oltre le capacità emotive dell'umano. Ecco perché Dio non voglia, purtroppo in Israele, come sapete, quando devono annunciare di un soldato che viene a mancare, allora vengono con un medico, danno prima un medicinale per poter, diciamo, calmare, ecco, e perché una notizia così boom può essere pericolosa. Le Havdil, anche nel bene, e questo mi riporta alla mia enorme, infinita gioia quest'estate, quando è finalmente, dopo 5 anni e 3 mesi, mio figlio è uscito da Israele ed è arrivato proprio per la marmizza, dunque era un miracolo, sul quale ci ho lavorato 5 anni e mezzo anch'io, però è comunque un miracolo, perché la vostra parte devo sempre farla. E infatti è stato un periodo dove ho avuto dei piccoli malesseri, perché era veramente oltre, c'era una gioia oltre. E dunque vediamo che, e vi ricordate, perché mi avevate molto a cuore, senti ubrio. E dunque veramente lo vediamo anche nella nostra, non nel suo, nella vita, quando ci sono dunque notizie così forti, anche positive, possono avere un impatto, diciamo, non positivo. E dunque, ecco perché Serach Bat Asher prende quest'arpa e suona a Odio Sefai e canta a Yaakov Avinu, di modo che possa assimilare, diciamo, questa notizia bombastic, come pigravero in ebraico, e grazie a quello poi meriterà una lunghissima vita. Parleremo di Serach Bat Asher nella lettura di domani, Bezrat Hashem. Ok, concludo, ultimo passuk, vaidabru elav e kol divrei Yosef asher diber alehem, vayareta agalot asher shalach Yosef, vasetuto, vatechi ruach Yaakov avihem.
E dunque, ecco Yaakov che torna alla vita, torna alla gioia. E dunque, Baruch Hashem, grazie a Serach, secondo Midrash. Mi ricordo, un attimo, fatemi vedere un secondo, non so se, no, devo ricordarmi, un attimo, ok, un secondo, sto riguardando, vabbè, Masechet Taanit, pagina 23, a questo proposito di Ochevruta Omituta, cioè se uno ha gli amici o no, va bene, volevo ricordarmi dove era, cioè mi ricordavo della storia ma non mi ricordavo quale Masechet. Ok, passiamo al Tanya. Allora Tanya, siamo al capitolo 7, ok? Iniziamo il capitolo 7, dunque siamo a pagina 21, per esatto. Allora, noi ieri abbiamo parlato delle Shalosh Klipot HaTmiot, Rivka che prendeva gli appunti, mi chiedeva, giustamente, bravissima, e dunque delle Klipot in genere e delle Shalosh Klipot HaTmiot in particolare. Dunque, questo mondo è un mondo di Klipot, dove prevale il male, e, però c'è il male assoluto rappresentato dalle tre Klipot HaTmiot, dal quale poi derivano le anime di coloro che rinnegano Hashem, dunque di idolatri e tutti gli animali non kasher, eccetera. E poi invece oggi passiamo alla, diciamo, all'origine, alla fonte delle Neshamot invece nostre. Dunque, dall'altro canto, dunque abbiamo parlato ieri appunto della dottrina delle Klipot, che è la propria definizione, diciamo, del bene e del male, che ammette l'esistenza di una categoria intermedia, che adesso vedremo. Dunque l'anima vitale animale dell'ebreo in questo caso. Perché noi, anche noi abbiamo l'anima, ogni ebreo ha l'anima animale, l'anima animale vitale, slash vitale, quella che ci dà la vita, e l'anima divina, che è quella che fa parte nella quale c'è un nizzoz elokut, cioè una scintilla dello splendore divino di Ein Sof Hashem. Allora, parliamo invece adesso non dell'anima della Nefesh Elokit, ma della Nefesh Bahamit. Dunque, la Nefesh Bahamit, l'anima animale vitale dell'ebreo, deriva dalla Klippa. E dove si trova? Si trova nel sangue dell'uomo, ok, come l'abbiamo visto. C'è il pasuk, però mi devo ricordarlo giusto. Kinefesh, vabbè, tornerà un attimo. Ok, e le anime, dunque, adesso siamo alla dottrina luriana, ragazze, dove tutte le cose, compresi gli oggetti inanimati, hanno un'anima. Dunque, non solo gli esseri animati, animati, nel senso gli esseri umani o animali che hanno vita, ma anche gli oggetti inanimati hanno un'anima, che si tratta di quest'anima, è in realtà la forza emanata da Hashem che le ha create e le conserva e rappresenta la realtà di ciascuna cosa. Adesso questa dottrina poi fu adottata, insegnata dal Baal Shem Tov e dal Rabbi Shneur Zalman Miliadi, che diciamo l'ideatore della Chassidut Chabad. Dunque, quest'anima animale che deriva dalla Klippa, che nell'uomo si veste nel sangue, e le anime degli animali domestici e selvatici, degli uccelli, dei pesci puri, ok? Quelli impuri, abbiamo detto, c'è la Klippa, no, invece quelli puri della Klippa, che sono puri, di cui è permesso cibarsi, anche l'esistenza e la forza vitale dell'intero mondo inanimato e di tutto il mondo vegetale di cui è permesso cibarsi. Così pure l'esistenza e l'efficacia di ogni atto, ogni espressione, ogni pensiero relativo a questioni profane, però che non contravvenga ad alcuna proibizione. La quale, mi sentite, sì? Sia radice o ramo dei 365 precetti proibitivi di ciò che deriva da esse in base alla Torah stessa o le norme emanate dai nostri
Chachamim, ma che non è ispirato dall'amore di Hashem, ma solo dalla volontà, il desiderio e il piacere del corpo. Allora, può essere, diciamo, per dare un esempio, una necessità del corpo o magari la conservazione del proprio corpo, della propria vita, però manca di intenzione di agire per amore di Hashem. Allora, per essere più concise e semplici, ci sono le cose proibite. No, tutto quello che riguarda quello che è proibito o che rinnega l'esistenza di Hashem, la sua origine è nella Shalosh Klipot HaTameot. Tutto quello che è neutro, vuol dire che non è impuro, però non è totalmente Lishem Shamayim, come quando mangi qualcosa di kasher, cioè diciamo il cibo kasher o un essere neutro che non è taref, non è kasher o che non è impuro, questo, cioè o un'azione che fai non Lishem Shamayim, tutti questi atti che sono espressioni, pensieri, non sono migliori dell'anima vitale animale di per sé, perché quelli che non hanno l'intenzione di Shamshamai. Dunque, ogni singola cosa, di tutte queste che abbiamo elencato, che deriva ed è influenzata dalla seconda categoria delle Klipot e della Sitrachra, che è la quarta Klipa, che è la Klipat Noga. Ieri avevo anche dato l'esempio, se vi ricordate. Infatti, in questo mondo, che è denominato Olam Asya, il mondo dell'azione, la maggioranza delle cose, come diceva la Tania, anzi quasi tutte, è negativa. E solo un po' di bene si trova mischiato in essa. E da questo derivano, per esempio, le buone qualità contenute nell'anima animale dell'ebreo, come poi è spiegato, abbiamo spiegato al primo capitolo. Adesso, questa Klipat Noga forma una categoria appunto intermedia. Vi ricordate all'inizio avevo parlato di questa categoria intermedia, e questa è la categoria intermedia, è proprio questa, la Klipat Noga. Dunque è una categoria intermedia fra le tre Klipot completamente impure e la categoria l'ordine della santità, dunque c'è l'impurità assoluta, c'è la purezza assoluta e c'è invece la Klipat Noga che è neutra in mezzo, no? Oscilla tra una e l'altra. E questo dipende da noi, come vi ho spiegato, un cibo che è kasher, però se lo si usa mentre ci si diceva, prima si fa la bracha, prima poi dopo, poi l'intenzione buona, o qualsiasi oggetto lo usiamo per la kedusha, per la santità, per servire Hashem, a questo oggetto neutro, kasher, diventa, fa parte del mondo della kedusha. Dunque era nella Klipat Noga e va verso la kedusha. Se invece usato non nel modo giusto, allora va a aggregarsi alle Shalosh Klipot HaTameot. Perciò, ecco, a volte è assorbita, come vi ho spiegato, dalle tre Klipot impure, e a volte è assorbita dalla categoria dell'ordine della santità, e dunque da elevata. Questo succede quando il bene, che si trova mescolato nella Klipat Noga, come abbiamo detto, si libera dal male, prevale, e si eleva fino a venire assorbito dalla Kedusha. Questo è il caso, dice il Palatania, di colui che mangia carne di bue grassa, beve vino speziato, per rendere la propria mente più ricettiva nel servizio di Hashem e della sua Torah. Come disse Ravà, e qui siamo al Talmud, a Sechet Yomah, 76 anni, e vino ed aromi rendono la mente di un uomo più ricettiva. Dunque, se tu ti cibi di questo carne grassa, di questo vino privato, per rendere la mente più ricettiva alla Kedusha, alla santità, allora elevi questa materia nella Kedusha. Oppure per adempiere alla mitzvah relativa al rallegrarsi di Shabbat che, e le festività, che è una mitzvah. E dunque i cibi più prelibati, il vestiario più bello e via dicendo. Dunque in questi casi la forza vitale della carne e del vino, che ha la propria origine nella Klipat Noga, si libera e ascende ad Hashem come un olocausto offerto in sacrificio. Bellissimo questo esempio che porta Baltaglia. Questo è anche il caso quando un uomo dice una cosa scherzosa per affinare la propria mente e rallegrare il proprio cuore nel servizio di Hashem e della Torah, che, come sappiamo, deve essere praticato con gioia, come faceva
Rabbà con i suoi allievi, che iniziava il suo discorso con qualche sorrezione arguta e dunque stimolava così i suoi studenti. Proprio ieri Micol mi raccontava che aveva, sapete che mia sorella Abigail, che è quella che ha lavorato sul libro Genesi, Esodo di Rabbe Chor per anni, e sul Talmud in italiano e tanto altro, Baruch Hashem. Sorella maggiore fiera, tra parentesi, e allora mi raccontava Nicole che aveva partecipato, mia sorella, diciamo, diverse lezioni, conferenze, insomma, poi tutta Israele, e aveva partecipato a una di queste sue lezioni e dice: Ah, quanto è simpatica, com'è veramente. Allora mi sono ricordata questa cosa, cioè, mentre leggevo adesso, il inserire in un discorso profondo. Di Torah, di Kedushah e quant'altro, può essere anche di Nahah, questa atmosfera più leggera, simpatica, no? Torem, come si direbbe in ebraico, aggiunge e dà molto, diciamo, tono e forse anche attira poi anche la mente, come ricordo chi aveva detto, che la mente umana può concentrarsi diciamo, su uno stesso argomento tra i 45 e i 50 minuti o un'ora massimo. Ecco perché si ha l'abitudine di cambiare argomento, diciamo, o comunque materia, anche nelle scuole. E, Posso dunque, tante. confermare? Posso Ah, conferma, confermare? conferma, va. Perché con la Vigai, quando stiamo tutte insieme, facciamo dei giochi interattivi sulla Torah e sono bellissimi. Col telefonino ci divertiamo tantissimo. Ecco, lei che ha partecipato a un corso a Tel Aviv, c'era un incontro tra Ma donne più di una, anche a italiane Yerushalayim l'abbiamo e anche a fatto, l'abbiamo Jerusalem, fatto. Rivka è Quando ci stata più incontriamo volte, e ha sempre. conosciuto mia sorella, che poi hanno detto, oh, non sapevamo che hai un clone, che mi assomiglia. Fa ridere perché se guardate i tratti, 1-1-0. Ma dicono che il suo modo, i gesti, il modo di fare, l'espressione, non so se vi ho raccontato tra parentesi, quando sono arrivata 16 anni, 15 anni e mezzo, sì, a Parigi a studiare per la maturità, allora sono andata a questo diciamo, quartiere ebraico, chiamano così, e ero proprio davanti a un negozio kosher e prima di entrare incontro una signora, allora vi parlo di, wow, 35 anni fa circa, e questa signora dunque aveva, non so, 40, 50 anni, e mi vede, mi fa. Prima volta in vita mia che mi vede, mi fa: Tu sei figlia di Rachel Maman. Rachel Maman è il nome di mia mamma da giovane. E lei è stata con mia mamma a scuola da ragazza, 25 almeno anni prima, e mi vede e ha riconosciuto, cioè ha visto in me la mia mamma. 2 minuti dopo entro nel negozio kasher, dove c'erano tantissimi prodotti perché mio papà. Non solo era Rave, Dayan, eccetera, ma anche dava la kashrut su tanti prodotti, in Francia anche era molto conosciuto, e entro in questo negozio, dunque, che aveva tanti prodotti, mio papà li conosceva bene, anche perché era questo negozio attaccato alla casa dei nostri carissimi amici, la moglie Lea Shalom. E, insomma, entro, morale della storia, entro in questo negozio, come mi vede, fa: Tu sei la figlia di Ramchandan di Milano. Dico, no, un attimo, fermi tutti. E mia mamma e mio papà non si assomigliano affatto, eh. Allora, poi ho riflettuto. I tratti sono identici a mio papà, infatti ho visto mio papà da giovane, e, cioè foto, insomma, ovviamente. E invece l'espressione è quella della mamma. Dunque, tante volte queste somiglianze non sono molto fisiologico come anche di espressione. Allora, tornando a Miguel, mia sorella, che dicono che è il mio clone, più appunto queste espressioni, queste, diciamo, comunque. Più giovane di me, ma molto più geniale di me. Questo lo dico ad alta voce. Molto, molto colta mia sorella. E voilà, Baruch Hashem. Detto ciò, andiamo avanti. Siamo al Tehillim. Vabbè, Allora, però comunque ieri ho letto il Tanna, dai, ve lo leggo anche oggi, già che ci siamo. Allora, stamattina ho sentito il Rav, ha fatto un discorso molto interessante. Allora, noi stiamo studiando molto ultimamente. Cioè, abbiamo studiato anche l'anno scorso, nel Tanya, nei cicli che facciamo, no? Dell'importanza di pronunciare. Allora, sappiamo che ci sono delle mitzvot mideoraita, come la Birkat Hamazon, per esempio,
e lo Shema Israel, eccetera. Dunque, queste, cioè, filot, vi devo dire la Berkat Hamazon, lo Shema Israel si trova nella Torah, come sappiamo, nelle diverse parashot, ogni paragrafo, e l'ultimo parashat Shlach, giusto per dirlo, un passo velocemente, e c'è l'importanza di pronunciare proprio verbalmente, parola per parola. Però ci sono altre tefillot che si possono, diciamo, si esce d'obbligo, diciamo così, anche pronunciandole, però sempre pronunciando attenzione, in un'altra lingua. Nel nostro caso si può dire l'italiano o il francese, che siamo tante francofone tra noi, o inglese. Ecco, le lingue che un po' ci accomunano. Voilà. Dunque, interessante anche questa cosa, dunque forse oggi cambierò, diciamo, modo della lettura. Comunque, sì, Lashon HaKodesh prevale sempre, ovviamente, e se si può in Lashon HaKodesh e capire, adesso, visto che vi ho spiegato praticamente quasi testualmente il testo, possiamo adesso leggerlo dentro. Chi riesce a leggere con me, l'ideale, se no, seguitemi e la vostra Neshama ascolta, che è anche importante. Allora, per Allora, oggi abbiamo quattro di no, Tevet. però prima del Teilim, René, un minuto, voglio leggervi il Tanya. Allora, pagina 21, Perek Zayin. Ci siete? Seguitemi. Ach, nefesh achiyunit habahamit she b'Yisrael, she mitzad ha-kippah, ha-melubeshet bedam ha-adam, che nizkar lael, ונפשו בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה, וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה, אטנציוני, וכן קיום וחיות כל המעשה, דיבור המחשבה בענייני עולם הזה, שאין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף, מי שעשה מצוות לא תעשה וענפיהן, דאורייתא ודרבנן, רק שאינן לשם שמיים, אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו. ואפילו צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, אלא שכוונתו אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם לגופו, לא עדיפי מעשה דיבור ומחשבות אלו מנפש החיונית הבעמית בעצמה. והכל כאשר לכל נשפע ונמשך, ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות וסתרה אחת, שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה, שבעולם הזה הנקרא עולם העשייה. Che, come abbiamo detto più volte, ieri abbiamo parlato dell'uomo, qui parliamo del mondo, che Olam HaSiah Rubo Ke Kulo Ra. Poi più avanti ritroveremo anche Rubo Ke Kulo Ra, e in più ci sarà Veharra Gover. Dunque, Rubo Ke Kulo Ra, Rak Me'at Tov Me'urav Betocha, Shemimena Ba'ot Midot Tovot Shebenefesh Abamit Shebeisrei Kamo Shekatuvel, והיא, questa era la parentesi, והיא בחינת ממוצעת בין שלוש קליפות הטמעות לגמרי, ובין בחינת מדרגת הקדושה. ולכן, פעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמעות, כמו שכתוב בעץ חיים שרמן ט' ר' פרק ד' בשם זוהר, חינית על הפרנטזי, ופעמים שהיא נכללת ועולה מבחינת מדרגת הקדושה. דהיינו, כשהטוב המעורב בה נתברר מהרע, וגובר ועולה ונכלל בקדושה, כגון, דרך משל, אוכל בשרה שמנה בתורה ושותה יין מבושם, להרחיב דעתו להשם ולתורתו, כדאמר רבה, חמרה וריחה וכו', או בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב, אזי נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה ועולה להשם כעולה וכקורבן. וכן האומר מילתא דבדיחותא, לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ותורתו ועבודתו, שצריכים להיות בשמחה, וכמו שעשה רבה לתלמידיו, שאמר לפניהם מילתא דבדיחותא תחילה ובדחי רבנן. Allora, dalla Torah e dalla Hasidut, non da meno. Allora, vai, vai René. Allora, oggi abbiamo quattro di Tevet, si va dal Perek 23 a 28 compreso. Ok, dunque arriviamo al Teilim che leggiamo appunto di Shabbat. Abbiamo parlato dell'Oneg Shabbat nel Tanya adesso, che quando uno si ciba del cibo prelibato e gode anche di questo cibo per appunto attuare la volontà di Hashem dell'Oneg Shabbat, allora anche se è un piacere fisico,
materiale però si innalza nella cuscia. È un po' come, no, abbiamo parlato, abbiamo accennato anche sul concetto di Kippur, che, no, che vabbè, ovviamente l'obbligo del digiuno, ma che, che il giorno stesso ha una kedushah. Infatti c'è tutta una discussione se il giorno stesso mechaper o no, vabbè, comunque, giusto per ricordarvi il concetto. Dunque, Rachel, ci leggi il Mismor di Shabbat, Mismor le David, vai. In italiano o in ebraico? No, in ebraico, ma no, questo lo sai, dai. Allora, Mizmor le David. Adonai lo roi lo xar binot le reshe yazrim zeni al mi menot mi menachot yane haleni nafshi shovef yacheni bechene beche Bemagle, senti. Bemagele, Zedek Leman, Shemo, Gamki Elek, Bege Zalma Vaette, Lo Irera, Ki Atta, Ima di, Shevet Keka, Umishe Anteka, Ema Venachameni, Taheroche, Lefani, Shelukan, Neged zorerai di Shanta Beshemet eroi così revaia ad tove ased yarufuni col yome haya haya veshavti bevet Adonai le orecchie Allora, ma abbiamo goduto del rito italiano, grazie Rachel, insomma bellissimo. non Adesso ve lo leggo giusto classico, ok? Let's go. Pronte? Mismor le David. Adonai roi lo echsar. Binot deshe yarbitzeni almei minuchot yenahalei. Nafshi yeshovev yanchini bemagle tzedek leman shmo. Gam ki elech begei tzal mavet lo irara ki ata imani. שבתך ומשענתך המה ינחמוני, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, דשנת ושמן ראשי כוסי רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Francesca, fai sciopero oggi. Non ci leggi. No, già bene che sei alzata perché comunque in vacanza, i tuoi figli sono tutti in vacanza, veramente chapeau. A proposito di francese, Eccomi, eccomi. aspetta, Scusate, stavo sistemando la famiglia. Mi hai non ti chiamato? sento. No, niente, ho Dicevi? sentito che dicevi il mio nome. Ho detto ci sono adesso perché stavo sistemando che mio figlio doveva uscire con mio No, marito no, ci andando. mancherebbe appunto. Vuoi leggerci in italiano 24? Ok, ci sono. Vai, lancia. Allora, di Davide un salmo ad Hashem appartengono la terra e quanto contiene le terre abitate e coloro che vi dimorano, poiché egli l'ha fondata sugli oceani e l'ha stabilita sui fiumi. Chi mai potrà salire sul monte di Hashem e chi potrà restare nel luogo a lui consacrato? L'uomo dalle mani pulite e dal cuore puro, che non ha giurato invano sull'anima mia, sul nome di Dio. Né mai giurò il falso. Questi otterrà la benedizione di Hashem e giustizia dal Dio della sua salvezza. Questa è la generazione di coloro che lo cercano, di coloro che invocano la tua presenza, o popolo di Jacob, Selah. Sollevate, o cancelli, i vostri battenti, spalancatevi, o porte eterne, per far entrare il re della gloria. Chi è questo re glorioso? È Hashem potente e forte, Hashem forte in battaglia. Alzate o cancelli i vostri battenti, spalancatevi o porte eterne, per far entrare il re della gloria. Chi è questo re glorioso? È Hashem, è il Signore degli eserciti, egli è il re glorioso, Selah. Bellissimo, grazie Francesca. Leggiamola adesso tutta in ebraico con me. Le David mismor l'Adonai ha'aretz umlo'a tevel v'yoshveva. Ki hol yamin yesada ve'al neharot yechonenu. Mi yale ve'ar Adonai, u'mi yakum b'mikom kodsho. Niki chapayim uvar leva, asher lo nasa lashav nafshi ve'lo nishba lemirma. Yisav racham et Adonai, tzedakam Elohishe. זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם.
Veyavu Melech HaKavod. Mi ze Melech HaKavod? Adonai, Izuz veGibor, Adonai Gibor Milchama. S'u She'arim Rashechem, us'u Pitchei Olam, Veyavu Melech HaKavod. Mi hu ze Melech HaKavod? Adonai Tzevaot, hu Melech HaKavod. Sera. E andiamo al 25. Sentiamo adesso René, giustamente. Vai René. Allora, di David, a te, o Hashem, io rivolgo la mia anima. Oh mio Dio, in te ho fiducia. Non permettere che io sia deriso. Non permettere che i miei nemici esultino contro di me. Non far umiliarsi nessuno di coloro che sperano in te, ma si vergognino i traditori senza motivo. Fammi conoscere, oh Hashem, le tue vie, insegnami le tue strade. Guidami e istruiscimi nella tua verità, perché tu sei il Dio della mia salvezza, in te spero ogni giorno. Ricorda, oh Hashem, la tua misericordia e la tua bontà, perché esse sono eterne. Non ricordare i miei peccati e le cose della mia giovinezza, con la tua pietà, ricordami le azioni degne della tua misericordia, in grazia della tua bontà, o Hashem. Buono e giusto è Hashem, per questo egli indica ai peccatori la retta via, il pentimento. Indirizza gli umili sulla via della giustizia. Appunto, non ricordi che dopo devi scendere giù. Un attimo, René. Rivka! Rivka! Era buona. Aspetta un attimo, René. Scusate. No, ci mancherebbe, vai. Vado. Vai. Indirizza gli umili sulla via della giustizia e guida gli umili lungo la tua via. Tutte le vie di Hashem sono carità e verità per coloro che osservano il suo patto e le sue leggi. In grazia del tuo nome, o Hashem, perdona il mio peccato per quanto sia grave. A chiunque tema Hashem, egli indicherà la via che dovrà scegliere. La sua anima riposerà tranquilla e la sua stirpe erediterà la terra. Il segreto di Hashem sarà rivelato a coloro che lo temono. A costoro egli farà conoscere il suo patto. I miei occhi sono sempre rivolti ad Hashem, poiché egli solo può liberare i miei piedi dalla trappola. Volgici a me con la tua bontà, poiché io sono solo e afflitto. Sono immense le angosce del mio cuore, liberami dalle sventure. Guarda la mia afflizione e la mia triste sorte e perdona tutti i miei peccati. Amen, amen. Vedi quanto sono numerosi i miei nemici, essi mi odiano senza alcun motivo. Custodisci la mia persona e salvami. Non posso venire umiliato perché mi sono rifugiato in te. La mia innocenza e la mia integrità mi proteggano, poiché in te ho sperato. Riscatta Israele, oh Dio, da tutte le sue sventure. E vai, Chazak Baruch, fantastica, Roni. Tutte insieme. 24, Chavdar. Le David. Dunque, leggiamo anche la prima parte, così. David ha dedicato tutta la sua vita al tentativo di riporre l'umanità alla purezza di Adamo prima del peccato. Per questa ragione Hashem gli comandò di prepararsi per la costruzione del Tempio su Monte Moriah, luogo dove Adamo era stato creato. L'intenzione di David era che questo Salmo fosse recitato nel giorno dell'inaugurazione del Tempio, è il canto del giorno dedicato al primo giorno della settimana. Nella prima parte l'autore ritrae l'uomo degno di presentarsi ad Hashem, mentre nella seconda descrive l'ingresso del re vittorioso nel santuario dopo una grandiosa impresa bellica. Il popolo in festa celebra il Dio delle schiere. Le David mismor la donai haaretz umlo a teved veyoshveva. Aspettate, no. Ecco, questa era quella, no, questa l'avevo già letta, scusate. Scusate, questa l'ho già letta in ebraico, è la 25. Allora, questa era la preface del 24, adesso vado al 25. Le David elecha donai nafshi essa. Elohai bechabatachti al evosha, al yaltsu oivai li, gam kolkovecha lo yevoshu, habogdim reika. Drachecha Adonai hodien, orchotecha lamdein, hadricheini vaamitecha,
ולמדנו כי אתה אלוהי אישי, אותך קיוויתי כל היום. זכור רחמך אדוני וחסדך כי מעולם הם. חטות נעוריי ופשעיי אל תזכור. כחסדך זכור לי אתה למען טובך אדוני. טוב וישר אדוני, על כן יורה חטאים בדרך. ידרך ענבים במשפט וילמד ענבים דרכו. כל אורחות אדוני חסד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו. למען שמך אדוני וסלחת לעבוני כרב. מי זה האיש ירא אדוני יורה בדרך יבחר. נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ. סוד אדוני ליראיו ובריתו להודיעם. עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגלי. פנה אליי וכונן, כי יחיד ואני אני. צרות לבבי הרחיבו, ממצוקותיי הוציאים. ראוני ועמלי, וסל לכל חטאותיי. ראויביי כי רבו, ושנאת חמאס שנאו. שומרה נפשי והצילם, אל אבוש כי חסיתי בך. תום ויושר יצרוני כי קיוויתיך, ודי אלוהים את ישראל מכל צרותיו. Come ci aveva detto René, abbiamo oggi anche il 26, 27, il 28, altri tre. E visto che siamo in vacanza, ne approfittiamo, però li leggo direttamente in ebraico, ok? Ok. Poi voi potete dare un'occhiata in italiano o leggerli in italiano per chi ha più difficoltà. Ok. 26, Chava. Le David, Shofteni Adonai tiani betumi halachti, uvadonai batachti, lo emat. בכונני אדוני ונשיני, צורפה חיליותיי וליבי, כי חסדך לנגד עיניי, והתהלכתי בעמיתך. לא ישבתי עם מתי שווא, ועם נעלמים לא אבוא. שנאתי קהל מרעים, ועם רשעים לא אשב. ארחץ בניקיון כפיי, ואסובבה את מזבחך אדוני. לשמיע בקול תודה, ולספר כל נפלאותיך. אדוני, אהבתי מאון ביתך, e questo lo posso dire ad alta voce, Hashem, amo stare nella tua casa. L'altro giorno mi prendevo in giro e ho detto faccio prima portarmi una brandella e dormire qua. vabbè. Allora, אהבתי מאון ביתך ומקום משכן כבודך, è il luogo dove risiede la tua gloria, che adesso che non è il Beit HaMikdash, ma sono i Mikdash Me'at, ossia le sinagoghe e Beit Midrash. Adonai ahafti, ok, quello l'ho detto, perdono, alte e sof mechatein nafshi ve'iman shedamim chayai, asher bidehem zima ve'inam malashoch, va'ani petumi elech, pdeni ve'chonen, ragli amda ve'mishor ve'makhedim avarech Adonai. 27, Chavzai. E David, Adonai ori ve'ishi mimira. Adonai ma'os chayai, מימי אפחד. בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי צרי ואויביי לי, המה חשלו ונפל. אם תחנה עליי מחנה, לא עיר ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני אותה בקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ובקר באחד. כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני, בסתר אהולו בצור ירוממי. ואתה ירום ראשי על אויביי סביבותיי, ואזבחה באהולו זבחי תרועה. אשירה ואז אמרה לאדוני, שמע אדוני קולי, אקרא וכונני ואני. לך אמר ליבי, בקשו פניי את פניך, אדוני אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך. עזרתי היית, אל תתשם. ואל תעזבין אלוהי שלי, כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יעשבי. הורני אדוני דרכך, ומחיני באורך מישור למען שורריי. אל תתנני בנפש צרי, כי כמובי עדי שקר ופי החמאס. לולי האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. Questo Chazak Ve'emetz abbiamo visto su Yoshua, abbiamo visto più volte nella Torah.
per tutte noi, Chazak Ve'ematz. Ultimo di oggi, Koach, a proposito, Chazak Ve'ematz, Koach, Perek 28, Chafchet Koach. Le David Elech Adonai Ekra, Suri, Al Techerash Mimini, Pentecheshe Mimini, Benimshalt in Yordevor. Shmakol Tachanunai, Beshavi Elech, Benossi Adai et Virkocecha. Al Timshechen im Reshaim, Vim Kuale Aven, Dovre Shalom im Re'ehem, Vera Bilvava. Ten Lahem, Kefoalam. וכרוע מעלה להם כמעשה ידיהם, תן להם, השב גבונם להם. כי לא יבינו אל פעולות אדוני ואל מעשה ידיו יהרסם בלבנם. ברוך אדוני כי שמע כל תחנוני, אדוני עוזי ומגיני בו, בו ותח לבי ונעזרתי ויעלוז לבי ומשירי ההודה. אדוני עוז לנו ומעוז ישועות משחרו, ושיע את עמך, וברך את נחלתך, וראם ונשאם עד העולם. זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי וכל מי שבשם ישראל יכולים לראות כל אוהבי ותומכי ישראל, ביי פרנקסקה. שיר למעלו, תשא עיניי אל הערים, מי היה בו עזרי מי עם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך. אדוני צילך יד ימיניך, יומם השמש לא יקיך, ויריח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. פנטסטיקה. זכות הרבנית הצדקנית, תגן עליי ועל כל הוואי ועל כל מי שבשם ישראל חוגג ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים מירושלים הבונה, כי שחוברה לה יחדיו, ששמענו שמותים שתהיה עדות לישראל לדוד שם אדוני, כי שמה ישבו כיסאות ומשפט כיסאות לבית דוד, שאלו שלום ירושלים, ישלם אוהבייך, ישלום מחילך, שלווה בלמונותייך, למען החי ורעי, עד אמרה נשם לבך, למען בית אדוני, אלוהינו, בבקשה טוב לך. Vai, fantastiche. Buonissima giornata. Ogni bene. Un abbraccio fortissimo a tutti voi da Milano. Ciao. E buone vacanze per chi è in vacanza o per chi va in vacanza. Ciao, ragazzi. Okay. Bacio. Buon Kertov a tutte. Ciao, Kertov, Kertov, Yom Tov, Yom Niflat.